perché per me e per noi è un evento importante, perché è la prima volta che ci troviamo qui insieme. Oggi sottoscriviamo anche il contratto di sponsorizzazione, perché è un po' la nostra vita, lo è stata e lo è da tantissimi anni, e ovviamente ci auguriamo tutti che sia anche il futuro. La nostra società deve moltissimo a Serafino Bassanetti, perché lui, al di là di quello che ci fa avere, si è sempre dimostrato un grande amico, sia a livello personale, ma penso a livello di tutta la nostra società e associazione, che ha fatto, diciamo, enormi passi in questi anni qui. Io ricordo, praticamente mi sono un po' ricostruito la storia, la prima sponsorizzazione nasce nel 1985, no? E da lì, guarda caso, abbiamo avuto una delle squadre, penso, più forti, diciamo, più belle della nostra storia, perché abbiamo vinto il campionato di prima categoria, quando la prima categoria allora aveva un grosso spessore, praticamente dominando il campionato, e successivamente abbiamo fatto 4 anni di promozione quando non c'era ancora l'eccellenza, per cui era un po' l'equivalenza dell'eccellenza. Abbiamo fatto 16 anni di campionati di eccellenza, per cui aggiunti sono 20, 11 anni di Serie D. In totale 32 anni, che è proprio l'esatto rapporto che c'è da quando, diciamo, la ex Cassa Rurale d'Artigiano di San Colombano, dopo si è evoluta in tante fusioni, no? Con i Panini, Basso Reggiano, eccetera, ultima Centro Padana, che praticamente c'è ormai già da quanti anni, parecchi anni. E adesso Centro Padana. Vabbè. Teniamo conto che questa banca qui ha, sono andato a vedere, 18.000 soci, per cui sono tantissimi. Il dato che ci tengo a sottolineare è che la S. San Romano da 27 anni consecutivi fa l'eccellenza o la Serie D, non è mai retrocesso, per cui abbiamo rischiato qualche anno, anche l'anno scorso, però alla fine, diciamo, un po' la buona sorte, un po' le situazioni che si sono cambiate, un po' anche i meriti, ci siamo tenuti l'eccellenza, e quest'anno speriamo e pensiamo di farla senza grossi problemi. Questo è più o meno l'auspicio. Oltre alla prima squadra, abbiamo un grande, diciamo, un importante settore giovanile. Io ho invitato qui Ettore Vidali, che lui è uno degli storici, perché è da più di 20 anni responsabile del settore giovanile. Qui siamo un po' tutti vecchi, diciamo. Io sono in questa società dal 78, tu praticamente dall'81 sei presidente. Vidali è coso, e penso che chi spetta il record dell'anzianità è Nino Inzaghi, perché non c'era anche prima di noi, per cui vabbè. Ma penso che stia anche a significare dei dati importanti, perché la continuità credo che sia un valore assoluto. Pensiamo di aver costruito e dimostrato in questi anni un'immagine positiva della nostra società, nei comportamenti dentro e fuori dai campi da gioco, nelle azioni di solidarietà, perché non è che facciamo solamente calcio giocato, facciamo, non so, partita del cuore come quella di sabato scorso, dove abbiamo ricordato Augusto Stefanini, dove abbiamo rivisto al campo sportivo tutti i grandi giocatori, diciamo, che abbiamo avuto negli anni scorsi, e in particolare nell'annata 97-98, dove abbiamo fatto il record
sabato è stato un bellissimo ricordo di questi ragazzi qui, che ancora una volta hanno dimostrato grande amicizia e grande attaccamento fra di loro e anche alla nostra società. Pensiamo in questi anni di aver costruito anche azioni di solidarietà, di aver dato dimostrazione di correttezza economica e amministrativa, anche nei rapporti, nel rispetto e nei principi verso, diciamo, un po' tutte le altre situazioni e società del territorio. Anche se parlando di queste cose qui, che sono immagini positive, credo che siano gli altri a doverle dire, però noi ci permettiamo di perlomeno di evidenziarle. E non possiamo nascondere neanche i problemi e le difficoltà, ossia la nostra società ha un bilancio annuale che supera i 250.000 euro, e ogni anno bisogna trovare le risorse per fronteggiare questi costi. Sulla base sappiamo tutti che è sempre più difficile trovare aiuti o trovare nuovi soci, anzi vedo che in questi anni qui, diciamo, noi come un po' tutte le realtà calcistiche di soci li hanno persi, perché è difficile rinnovare. Gestire la società dal punto di vista organizzativo, amministrativo, fiscale, burocratico, pensiamo anche solo al magazzino, diciamo, nel poter gestire tutto il settore giovanile, alla segreteria, alla responsabilità delle visite mediche, ai rapporti con i genitori, ai rapporti con le istituzioni, penso che sia davvero sempre più difficile e impegnativo. Per fortuna, chiudo e dopo lascio la parola ad Ettore, abbiamo degli amici veri, come la Banca Centropadana e il suo presidentissimo Serafino Bassanetti. E questa, diciamo, è l'occasione per esprimere il nostro immenso grazie. Che cosa ci ha chiesto in questi anni la Banca Centropadana come ritorno? È giusto anche evidenziare questo, perché uno dice, beh, la banca ti dà, ma vuole, no? Per cui libretti personali, conti correnti, investimenti, polizze assicurative, nuovi soci,